Hello everybody, ciao a tutti e a tutte, io sono Sofia e questo è un nuovo video. Oggi sono tornata con i preferiti del mese di ottobre. Anche questo mese è finito, anche questo mese è volato via, lo stiamo salutando. E nulla, quindi iniziamo subito con i preferiti. Allora, iniziamo dalla canzone preferita del mese. E questo mese ho ascoltato davvero davvero tanta musica, quindi ho tante canzoni da dirvi, da proporvi, da farvi ascoltare. Iniziamo dai Maneskin. Io quest'estate con Morirò da te, ma anche con Chosen, li ho ascoltati. Però non sono stata molto accanita. Comunque mi piacevano le canzoni, ma non sapevo nemmeno della loro esistenza, del gruppo dei Maneskin. Mentre con Torna a casa, che è il singolo che ha preceduto appunto il loro CD, che si chiama Il ballo della vita se non mi sbaglio, nulla, li ho iniziati a seguire. Quindi niente, vi faccio ascoltare Torna a casa, che è davvero famosissimo in questo periodo. Sapevo, può essere perfetto. Di Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire. Mentre del CD la mia preferita è L'altra dimensione. Si portami a ballare stasera Marlena, Marlena. Si portami a ballare stasera Marlena, Marlena. Si portami a ballare. È uscito il nuovo CD di Irama, che si chiama Giovani, e io davvero in questo CD l'ho ascoltato ogni giorno per andare a scuola, vi giuro, quando dico ogni giorno è ogni giorno, seriamente. E nulla, mi è piaciuto davvero davvero tanto, sono rimasta molto sorpresa, ma sorpresa felicemente da questo CD, perché dopo il successo di Nera io mi aspettavo un CD del tutto commerciale, tutto con quella melodia ballata, invece non è così. Non so spiegare il CD di Rama, perché secondo me lui realmente ci ha donato ogni sua parte in ogni canzone, perché ogni canzone ha un sound differente, racconta una storia differente, provoca nell'ascoltatore, nella persona che l'ascolta, una sensazione diversa. Te non so scegliere la mia canzone preferita, quelle che mi piacciono di più sono Icaro e Giovani, però... per il paradiso. Mentre ti guardo tu sei bella da confondere, se il sole visto da vicino. E nulla, quindi quello era Icaro, ora vi faccio ascoltare i Giovani. Solo perché sai mi piace tanto quanto a te. Giovani, con vizi da tutti, una faccia da schiaffi, perché siamo giovani, con gli occhi in bevuto. Ok, davvero, questo video sta diventando le canzoni del mese. Poi, un'ultima canzone, giuro, è Vodka di Biondo. Ti guardo con gli occhi da dolce, diventa rossa mentre si ritocca. Forse sbaglio ma non mi importa, penso al tempo non finirà presto. Ok, queste erano le canzoni e poi il giorno in cui sto registrando questo video, ovvero il 2 novembre, sono uscite davvero troppe canzoni nuove, che ovviamente ne parlerò nel video di novembre, perché ormai è novembre, però voglio dire solamente una cosa, prima di ogni cosa. Punto! Per quanto riguarda film o serie TV, qua c'è da spaziare. Iniziamo dal film. Film questo mese, diciamo che non ne ho visti tantissimi, semplicemente ho fatto una maratona di Harry Potter. Mentre ieri sera ho visto un film in TV e mi è piaciuto davvero davvero troppo. Appunto, ve lo voglio consigliare e si chiama Sono il numero 4 e parla di alieni che vengono, cioè di alcuni alieni che vengono sulla Terra e poi sono ricercati dagli alieni del loro paese e non la so, è bellissimo, guardatelo, si chiama Sono il numero 4. Per quanto riguarda serie TV, allora, vogliamo parlare di Elite Elite. Sì,
Se anche voi avete visto serie TV, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché ci tengo veramente a sapere la vostra opinione. A me è piaciuto davvero davvero tanto. La fine non me l'aspettavo proprio, mi è piaciuta perché appunto è inaspettata, lascia quel senso tipo di che cosa a colui che guarda appunto la serie. Mentre non mi è piaciuta la scelta di far andare in prigione quello che è andato in prigione, perché non voglio spoilerare se ci sono persone che non l'hanno visto. Mentre poi è uscita la terza stagione di Riverdale, che secondo me è fatta stra bene, però Riverdale è iniziato come un teen drama, cioè è sempre un teen drama, però è iniziato con qualcosa di più scolaresco, come dire un po' americano, un'americanata diciamo, e sta finendo in un thriller quasi horror, secondo me. Però, detto ciò, non voglio dire che non mi piace, anzi, mi sta piacendo, però secondo me sta perdendo comunque la trama iniziale. Ho visto Star-Crossed, anch'essa che parla di alieni che vivono nel pianeta Terra, perché sono abbastanza fissata con gli alieni, se non ci fosse capito. Comunque sì, mi è piaciuta anch'essa molto. E poi è uscita anche Legacies, una cosa del genere, il 25 ottobre, quindi ho visto solamente il primo episodio, però davvero fatta stra bene, ritorno a The Vampire Diaries The Original, quello che io aspettavo, perché senza una serie TV che colma il vuoto di The Vampire Diaries o di The Originals, io mi sento vuota. Praticamente Legacies è un spin-off di The Originals, quindi comunque c'entra con The Vampire Diaries, eccetera. Accessorio preferito del mese, ho questo anello qui. Mentre per quanto riguarda prodotto pelle, cura della pelle, questo mese ho voluto provare tanti prodotti per trovarmi una skincare tutta mia, perché fino a qualche mese fa mettevo solamente delle creme quando capitava, molto random quelle che trovavo. Mentre mi sono documentato, ho letto articoli, ho visto video e ho deciso di comprare dei prodotti, e quindi forse più in là vi farò un video skincare dove vi parlo appunto della mia skincare. Allora, però in questo video voglio parlarvi di questa, che davvero mi salva tutte le mattine da non sembrare uno zombie, ed è un'acqua distillata alle rose. Semplicemente la metto in un dischetto di cotone e la picchietto sulla faccia la mattina e la sera, e nulla, dà un effetto davvero rinfrescante e tonico, quindi sveglia la pelle. Per quanto riguarda make-up, ho questo prodotto labbra, che è quello che indosso per ora. È gloss e dal lato è tinta labbra, ed è il numero 103, e non è di Kiko. Questo è lo smalto preferito del mese. Per quanto riguarda acquisto del mese, o comunque scarpe del mese, sì, volevo parlarvi di loro. Ho comprato la prima donna, sono queste inglesine. Sì, però col tacco, sono davvero comode e mi piacciono molto. Arriviamo alla fine del video con momento più brutto del mese, momento più bello del mese, o comunque cosa più brutta del mese e cosa più bella del mese. Per quanto riguarda cosa più brutta del mese, non me ne vengo in mente se non una, ovvero che mi sono state rubate in classe le mie cuffiette, le mie amate cuffiette, che erano una cosa a cui tenevo tantissimo perché le trattavo davvero benissimo. Per quanto riguarda la cosa più bella del mese, semplicemente Halloween, volevo farvi vedere questo sfondo stupendo che ho, che ora dovrò cambiare. Ho ricominciato danza, praticamente come voi sapete, se lo sapete, l'anno scorso ho fatto palestra e ho lasciato la danza, mentre quest'anno, l'ho iniziata pochi giorni fa, ho ricominciato danza, che era una cosa che mi mancava davvero davvero tanto, e sono davvero felice di averla ricominciata. Questo era il video, spero vi sia piaciuto, se così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!